Ha sfiorato i 1.000 partecipanti la Marcia delle Gazzelle, manifestazione podistica che il gruppo Alta Val Nure organizza nel comune di Vigolzone in prossimità della Giornata Internazionale della Donna. Ha contato precisamente 970 iscritti, un bel regalo per festeggiare i 10 anni di questa iniziativa. Da località Cabina di Vigolzone, i marciatori hanno raggiunto Grazzano Visconti e hanno avuto la possibilità di attraversare il Parco del Castello assistendo ad uno spettacolo davvero suggestivo, grazie alla bellezza della natura che vi dimora e dei figuranti della Proloco in costume medievale. Abbiamo fatto i percorsi da 6, da 10, da 17, si arriva passando dal Parco di Grazzano Visconti, dentro il castello, si va fino a Villò passando nel Nur, nel torrente Nur, e arrivando a Vigolzone. Ritornati alla base, i podisti hanno trovato un buon ristoro. L'organizzazione ha quindi premiato i gruppi più numerosi e la gazzella meno giovane, l'immancabile ed infaticabile Anna Zigliani di Ponte dell'Olio. A lei e a tutte le signore è stato donato un mazzetto di mimosa. Tra i marciatori anche il sindaco Francesco Rolleri. Bellissima giornata di sport. Una bellissima giornata in un territorio che ancora una volta ha dimostrato quanto può essere attraente. Il passaggio nel castello di Grazzano Visconti è stato veramente un tuffo nel passato e tante persone venute anche da fuori provincia hanno potuto apprezzare questa nostra stupenda attrazione turistica. Nel calendario del gruppo marciatori Alta Val Nure c'è una nuova marcia che è in programma il 22 luglio in notturna, una 10 chilometri che con la collaborazione della Proloco di Grazzano Visconti farà rivivere il Medioevo.